Anticipazione a una vita, puntate da lunedì 22 a venerdì 23 agosto 2016. Lunedì 22 agosto. Il cadavere che sta venendo trasportato dal carro funebre non è quello di Herman e Philippe e Leandro iniziano a chiedersi cosa sia successo realmente al loro amico, che non è evidentemente morto come tutti pensano. Convinto di non poter più far parte del suo mondo, Pablo decide di porre fine alla sua storia d'amore con Leonor, lasciando la ragazza in preda alla disperazione. Martedì 23 agosto. Celia è molto grata al signor Guerra per il suo contributo a favore dell'Ohio. Manuela è quasi murata viva e tenuta d'occhio dalla domestica Ursula, che segue fedelmente gli ordini della perfida Cayetana e che è sempre più ostile nei suoi confronti. Custo si reca in un casolare di campagna, dove è stato trasportato Herman gravemente ferito e la cui morte era stata simulata nella precedente puntata. Cosa avrà in mente per il povero dottore? Mercoledì 24 agosto. Herman si rende conto di essere caduto nella trappola di Justo, che gli farà passare le pene dell'inferno per far soffrire Manuela. Cayetana riceve una lettera che la informa della morte di Herman e la fa leggere a Manuela. La disperazione della ragazza sarà alleviata da Philippe, che le ridona qualche speranza dicendole che il cadavere non è stato trovato. La ragazza infatti ignara del fatto che Herman si trova gravemente ferito nel casolare di campagna, dove è tenuto in ostaggio dal malvagio Justo. Cayetana consiglia a Celia di non fidarsi di Guerra e insinua in Philippe il dubbio che il politico si stia approfittando di sua moglie. L'avvocato impedisce così a Celia di continuare a frequentarlo. Giovedì 25 agosto. Casilda spiega a Leonor i veri motivi per cui Pablo l'ha lasciata. Ovviamente non è per mancanza d'amore, ma solo perché ha paura che i loro mondi siano troppo diversi per coincidere. Leonor quindi si rincuora e prende un'importante decisione. Chiederà a Pablo di sposarla e per questo chiede aiuto a Victor e Maria Luisa. Intanto Casilda riesce finalmente a parlare al telefono, ma quando alza la cornetta rimane sconvolta. Justo intanto chiede a Manuela di pulirgli i guanti. La ragazza vede che c'è sopra del sangue e Justo confessa che non è il suo. Venerdì 26 agosto, Manuela chiede insistentemente a Justo di chi sia il sangue sui suoi guanti e questi, dopo averla tenuta sulle spine per un bel po', confessa che è il sangue di German, il suo amato dottore, e che ha tutte le intenzioni di torturare il ragazzo. Intanto Leandro incontra Cayetana e la aggredisce verbalmente davanti a tutti, in mezzo alla strada per il suo comportamento contro il suo amico Herman. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.